Mi chiamo Riccardo Petrella, sono professore emerito dell'Università Cattolica di Lovanio e attualmente presidente dell'Istituto Europeo di Ricerca sulla Politica dell'Acqua e tra l'altro anche fondatore e presidente dell'Università del Bene Comune a Verona in Italia. Beh, io oggi ho parlato soprattutto dell'urgenza, della necessità di un Tribunale Internazionale dell'Acqua, partendo dal fatto che oramai il diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari è stato riconosciuto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 28 luglio del 2010 e quindi questo diritto che è stato riconosciuto ora pone il problema della concretizzazione del diritto. Non dobbiamo più batterci per far riconoscere l'accesso all'acqua come diritto, perché questo è già ora ottenuto. Ora dobbiamo batterci affinché ci sia la concretizzazione per tutti quanti del diritto all'acqua, un grossissimo lavoro. La funzione del Tribunale è che una volta che c'è una legge e una volta che il diritto è stato riconosciuto giustiziabile, bisogna avere gli strumenti della giurisprudenza, i tribunali, i corti, che devono permettere di salvaguardare la giustiziabilità del diritto. Cioè dire che chiunque, un cittadino, può portare di fronte a delle corti o a dei tribunali altri individui, altre organizzazioni, altri stati per far rispettare il diritto all'acqua. E la giustiziabilità oggi è fondamentale perché in un contesto in cui oggi l'acqua diventa sempre più mercificata, quando sempre più si monetizza la natura, per cui il valore della natura, come dell'acqua, che noi che siamo anche parte della natura, dipende da quanto dà il capitale finanziario, è chiaro che avere degli strumenti che portino coloro che stanno mercificando la vita, coloro che stanno monetizzando e finanziarizzando la natura, si portino questi attori di fronte ai tribunali per condannarli e avere delle sanzioni nel caso di non rispetto e di danni portati al diritto alla vita e al diritto all'acqua. Quello che è importante in questo però è che i cittadini si impegnino. Se i cittadini non si mobilitano, ed è questa la funzione del forum alternativo, se i cittadini non si mobilitano per partire dal locale, per difendere attraverso strutture non solo legislative ma anche giurisprudenziali il diritto all'acqua a partire dal locale, è chiaro che le affermazioni legislative e i riconoscimenti formali giuridici serviranno a poco. La sfida quindi oggi è in che misura formare, dare ai cittadini gli elementi perché domandino ai giudici di essere giudici e di condannare coloro che non rispettano i diritti fondamentali della vita.